Amir, stasera parto da quella sera a Cremona, quell'infortunio che ricordo ti ha fatto particolarmente male, non tanto a livello fisico ma a livello di testa, no? È dispiaciuto di non essere in quel momento a disposizione di Spalletti, però adesso in questo 2023 ti stai riprendendo tutto. Sì, era male perché stavamo andando molto bene, avevamo una serie di vittorie, poi mi sono infortunato, per fortunatamente ci saranno i compagni che hanno fatto un grande lavoro. Ora stiamo divertendo perché stiamo giocando bene, anche se stasera era un po' difficile rivincere perché Atalanta ha una grande squadra, un grande giocatore, quindi abbiamo finito bene. Senti, stiamo raccontando che nello spogliatoio vi dividete, c'è chi dice la parola scudetto e chi no, tu? Oh sì, diciamo, beh, perché è normale che viviamo in una realtà che stiamo vivendo qua. Vedete anche con i nostri tifosi si sente quello, quindi normalmente qualche volta anche parliamo. E lì vicino c'è un po' di apprensione per Chico, come l'hai visto? Lui c'è un problema con quel faccio che si ripete, però non è grave, fortunatamente è un infortunio leggero, speriamo. Poi tu lo conosci molto bene, Osimhen, abbiamo visto uscire un po' nervoso, secondo te perché? Se ero attaccante anche io non facevo quello normale, che sarevo nervoso perché tutti gli attaccanti vogliono fare gol. È normale, anche io se non faccio gol, quando sono il difensore, resto arrabbiato, diciamo. Grazie.